La notizia era nell'aria, ma i diretti interessati hanno aspettato la cena di Natale dell'Atletica Virtus per ufficializzarla. È iniziata la procedura per accedere ai finanziamenti necessari al rifacimento della pista di tartan al campo CONI Moreno Martini. Prima della conviviale nella palestra di Via delle Tagliate c'è stato lo spazio per premiare Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ente grazie al quale l'operazione andrà in porto. Quello che fate voi per i giovani, i risultati che a livello nazionale state ottenendo sono un esempio per tutti noi, per tutta la nostra città. Di questo è ovviamente prima la cassa un po' meno, per le ruolo più svolgivo, la fondazione un po' di più, ne ha dovuto, ne deve tenere conto e quindi vi sarà sempre vicino a voi, come in particolare sarà vicino agli altri settori, in particolare a quello sociale. Dicevo prima l'avvocato Sansonio, sono stato all'ANPAS a fare un saluto e devo dire, ecco, che sono cose che quando le fai col cuore e ce la metti tutta ti senti veramente gratificato. Io quindi di questo ne servo veramente un gradito ricordo, ringrazio tutti voi, da parte mia il mandato scade fra qualche mese, ma cercherò di starvi vicino, visto che mi fa piacere. Va bene, grazie. È stata poi la volta del sindaco Alessandro Tambellini, che ha spiegato i dettagli dell'operazione, accolta con grandi applausi dai presenti. Abbiamo iniziato una buona collaborazione su questo aspetto con la Fondazione Cassa e Risparmio. C'è la possibilità di avere un mutuo dal credito sportivo praticamente a tasso zero, per cui collaborando noi e Fondazione ce la facciamo a portare in fondo l'iniziativa che vogliamo portare in fondo, perché la pista ormai non è più praticabile. Io credo che entro la fine del 2017 si possa già vedere o il risultato nella sua completezza o comunque il risultato molto avanzato. A nome della Virtus i ringraziamenti sono arrivati dal presidente Adriano Montinari. Sì, sicuramente questa è la cosa più importante, cioè, perché di questa serata, insieme a quella bella premiazione che è stata col dottor Lattanzi, che non è retorica, ci è stato sempre vicino fino dall'86, quindi sono 30 anni, non ci sono tempi sospetti. E io credo che se continuiamo a essere aiutati tra virgolette, sia dalle istituzioni che dagli sponsor, sicuramente potremo rendere a Lucca ancora un servizio molto più ampio di quello che gli abbiamo reso finora, perché sta andando benissimo sia la squadra assoluta sia soprattutto i ragazzini.